Bello a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Docti e oggi siamo qui per parlare di mercato. Esattamente, perché come potete notare ho rimpolpato un po' i crediti e molti mi hanno chiesto: ma come hai fatto? Come hai fatto a prendere i pacchetti con gli scambi, tutte queste cose qua. Quindi oggi dedicheremo questo video un pochettino al capire il mercato. 750esimo episodio in tutti gli anni che sono qui, diciamo. Però cerchiamo un attimino di far chiarezza, perché comunque cambiano le cose, ma bene e meglio, i crash del mercato, i refresh, i reset e tutte le cose sono sempre molto simili. Quindi andiamo a capire nell'effettivo come si fa a fare una montagna dei crediti, o meglio, come si fa a mantenere sempre i crediti belli alti per poter fare più o meno quello che volete, ok? Prima di cominciare però, come al solito ragazzoli, un bel like, iscrizione, perché mancano davvero 10 iscritti per arrivare a 13.000, quindi per favore cliccate il tasto iscrizione, almeno in 10, e per favore commentate con i prossimi contenuti che volete vedere, anche se ho promesso che portavo ancora una valutazione della squadra prima della Ligue 1, mi pare che dovrebbe uscire, quindi vediamo un attimino come riesco a risolvere, però scrivetevi sempre sotto nei commenti come volete vedere le cose, quando e tutte queste cose qua, che ragazzo io cercherò di organizzarmi in modo tale da portarvele. Bene, detto questo, direi di cominciare con il video. Allora, partiamo da una considerazione che ho fatto in questi ultimi momenti del mercato. Allora, come potete vedere, quando c'era il pass appunto per Salah era arrivato a costare 38 milioni, anzi addirittura 35, se non mi ricordo male, il prezzo minimo era 35 che si riusciva a comprare, ok? Adesso, aspettando perché è andato via il pass suo, ok? Il suo, ok? È risalito a 60 milioni all'incirca, ok? Ed è abbastanza vendibile perché non è che ci sono tantissime carte, ok? Bene, stessa cosa vale anche per gli altri 111, ok? Per esempio il Diaz della cosa ESE era arrivato all'inizio anche a 38 milioni, adesso man mano sta risalendo perché l'evento ESE sta per andare a concludersi e quindi salirà molto probabilmente anch'esso sui 55-60 milioni. Io purtroppo l'ho già venduto appunto a 48 perché ero riuscito a venderlo a 48, quindi va bene più o meno all'incirca. E ho recuperato un bel po' di crediti. Come potete vedere, anche molte carte utoti sono aumentate di prezzo. Per esempio, il Bremer era 40 milioni. Adesso è 53 milioni. Grazie a questa cosa sono riuscito a fare dei crediti. Perché giustamente, raga, cosa succede? Per esempio, anche il Fernando Hierro, io sono riuscito a comprarlo a 38 milioni. Adesso è a 44, ritornerà a 38, per carità. Però se volevo farci qualche credito potevo venderlo e riprenderlo, con tanto i punti di trasferimento adesso ce li abbiamo. Cioè ho 30.000 punti di trasferimento, quindi... Un'altra cosa che ho fatto per rimpolpare i crediti è stato togliermi dei pezzi, ok, che effettivamente valevano per dei giocatori che non valgono nulla, cioè nel senso che non posso scambiare né vendere eccetera eccetera. Uno tra tutti sicuramente è Nico Schottelberg, ok? Perché lo sculato non è così male, perché comunque arriva a 193 di difesa, fa un po' schifo di fisico, perché a 160 ha un discreto ritmo, non è male in campo, ovviamente c'è di meglio, raga, sto giocando con lui giusto perché ho voluto rimpolparmi un po' di crediti con Eder Militao, perché era risalito anch'esso, cioè da che si vendeva 11 milioni, sono riuscito a venderlo a 20 milioni, e quindi ho messo poi lui perché tanto poi ne rimetterò qualcun altro, ok? Questo è quanto. Anche il Bernardo Silva, quel lì, ha una funzione specifica, come anche lo Stoichkov, no? Io lo Stoichkov l'ho preso nelle cose fattibili da prendere di 111, perché tanto non mi interessava poi farci i soldi, i crediti, cose del genere. Mi interessava semplicemente avere un pezzo lì che poi si potrà utilizzare più avanti quando non mi servirà più o ci sarà un esterno sinistro migliore negli scambi, perché adesso funziona così il gioco, ok? Bene. Facendo questa grande panoramica della cosa, ci sono degli eventi e dei momenti dove il mercato subisce dei crash o dei refresh, ok? Che cosa cambia da crash a refresh? Allora, in questo caso è successo un refresh del mercato, non un crash, ok? Il refresh del mercato che cosa significa fondamentalmente? Significa che gli sviluppatori hanno buttato bot per comprare giocatori. Infatti i prezzi dei giocatori si sono alzati perché c'era gente che li comprava, ok? Non era una cosa casuale, cioè il prezzo è sempre, cioè la cosa si alza, si abbassa sempre nella teoria della domanda e dell'offerta, quindi è ovvio che se non si comprano giocatori il prezzo non si può alzare, ok?
Per questo che si sono alzati di prezzo anche Jean-Pierre Papin, Cantona, Marchisio e tutti gli altri, perché appunto, andando avanti, è successa sta cosa. Bene, come potete vedere anche il Mbappé. Io Mbappé, quando l'ho sculato, valeva 26 milioni, adesso vale 36 milioni, cioè... È una bella cosa, che come capire quando c'è un refresh? Allora raga, il refresh solitamente li fanno nei grandi eventi di FIFA. Infatti quando sono successi i refresh più grossi che abbiamo potuto fare dei crediti? Nell'evento dei mondiali, nell'evento Toti e nell'evento Tots, cioè questo, ok? Quindi è normale che ogni evento gigante subisca un refresh del mercato. Ma perché viene effettuata una cosa del genere? Perché ovviamente con tutte queste carte viene proprio in abbondanza riempito il mercato di qualsivoglia carta, e quindi a un certo punto i prezzi continueranno a scendere, perché non ci sono abbastanza giocatori effettivi che giocano per le carte che vengono buttate, o meglio non ci sono crediti così elevati da poter comprare tutte le carte che vengono messe appunto in vendita. E quindi che cosa succede? La EA rilascia i bot che vanno a comprare qualsivoglia giocatore. Infatti, come potete vedere, cioè io sono riuscito a vendere anche dei 101 o dei 90 che valgono 200.000, perché vedete, cioè nell'effettivo, no, sinceramente parlando, lo sapete anche voi, chi è che adesso come adesso andrebbe a comprare un Trippier 101 quando c'è il Trippier 110 free to play? Non ha nessun senso, no? Infatti, questi qui sono i bot che stanno comprando questi giocatori per far sì che si alzi un pelino il prezzo e per far sì che tutti quanti abbiano un rimpolpamento di crediti. Infatti, in questi ultimi giorni, molti di voi mi hanno detto che sono riusciti a rimpolparsi di crediti. Ne sono molto felice, perché vuol dire che molti di voi, cioè quelli che hanno fatto sta cosa, vuol dire che mi hanno seguito nei video molto bene, sono riuscito a capire l'essenza di quello che dico, appunto, delle cose che bisogna fare. Cioè, appunto, bisogna sempre fare attenzione ai refresh del mercato, che ho sempre specificato, che ci sono sempre solo nei grandi eventi di FIFA, quelli proprio grossi, 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 ok? Adesso è un momento dove ci sono due grossissimi eventi di FIFA, cioè il TOTS e l'evento della UCL, quindi è normale che ci sia dovuto essere un refresh del mercato. A breve però, ragazzuoli, ci sarà un crash del mercato, cioè nel senso, i prezzi si riabbasseranno vertiginosamente perché il flusso di bot verrà chiuso, ok? Quindi ci sarà un momento dove si riabbasseranno i prezzi e poi un momento, raga, ascoltate bene, ok? Un momento dove prima degli UTOTS i prezzi si rialzeranno. Perché? Perché negli UTOTS servono i giocatori. Perché gli UTOTS saranno prendibili solo dagli scambi. Quindi in quel momento i giocatori subiranno un rialzo. O meglio, non tutti i giocatori, ma sarà un refresh selettivo. Cioè un refresh dettato dagli scambi che serviranno. Quindi in base ai giocatori che serviranno, 108, 109, 110, eccetera, 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 per ottenere un UTOTS, i prezzi di quei suddetti giocatori verranno alzati. Quindi mi raccomando, prestate attenzione e non buttate né sacrificate via tutti i giocatori che avete, perché appunto molti potrebbero servire appunto allo scopo di ottenere degli UTOTS. Quindi fate una bella distinzione tra giocatori che non mi servono per niente, sono anche scarsi, li voglio utilizzare per gli scambi per ottenere qualcosa di meglio, a giocatori estremamente forti di gene elevata che potrebbero servire per gli UTOTS. Infatti io certi scambi li ho effettuati, altri no, raga, perché comunque ci sono certi giocatori che appunto, come vedete, da una certa gen, almeno uno, due, tre pezzi me li sto cercando di tenere, ok? Proprio per quel motivo, in vista degli UTOTS, perché in quel momento lì tutti i prezzi si alzeranno. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, ok? Prima di chiudere il video, spero che comunque vi sia servito un attimino questa rinfrescata, un attimino per capire un po' il mercato. Nel frattempo vi faccio vedere quello che effettivamente ho fatto, perché ogni volta che faccio qualcosa io ve lo mostro. Allora, sono 136, ok? Perché questa qui è la mia gen reale. Che cosa ho cambiato? Ho cambiato Stoichkov per Stoichkov, che è bellissimo da dire. Marchisio per Fernando Hierro, perché appunto sono riuscito a comprarlo a 38 milioni. Ho cambiato Doan, non mi ricordo più come si chiamava, per David Beckham, che è più scarso di Stoichkov, però Beckham mette dei cross perfetti. Ho fatto un botto di gol con lui, cioè grazie a lui. Ok, quindi
bassi, rasoterra, cioè è uno spettacolo. Hierro è un difensore aggiunto, ok? Praticamente è veramente un difensore aggiunto, è buggato Hierro, Ilia CDC, comunque vabbè, lasciamo perdere. Cioè appunto è uno dei top 3, 4 più forti del gioco in questo momento, cioè prima era il più forte, adesso è uno dei top 3, quindi... Ah, è davvero devastante! Preso Zambrotta, raga, al posto di Hakimi, e devo dire che non me ne pento assolutamente. Hakimi, rispetto a lui... è scarso, cioè devo essere onesto, Zambrotta è devastante, recupera tutti, va a prendere palla, crossa, dribbla, tira, frega un cazzo a Zambrotta, è rotto, ve lo posso assicurare. E poi ho messo Davis, appunto Cobel e Schottenblack, ok? Ma quello lì verrà cambiato praticamente subito, però non è male in realtà, cioè nel senso, in difesa non è male, a parte per il suo fisico che ha ogni tanto qualche problema. Però è il medio-medio anche, perché però sono abituato a vedere Militao, quindi non è un grosso problema il medio-medio. È più il grosso problema quel 160 di fisico, che nell'effettivo cioè ha poco equilibrio e non troppa forza, cioè rispetto a quel... Cioè forza sì, però non lo so. Però non è male, ragazzoli, cioè lui difende parecchio bene, difende molto bene, perché comunque ha quasi 200 di difesa, però bisogna fare attenzione quando lo si usa, perché... Bisogna fare un attimino attenzione a livello fisico, bisogna temporeggiare con lui piuttosto che andare a capofitto, ok? Però, raga, non è per niente male. Adesso, ovviamente, dovrò cambiare Bernardo Silva, ma lo cambierò con Baggio, perché ci mancherebbe. Poi devo capire chi cambiare prima, se Jean-Pierre Papin o Cantona, ma è una bella sfida, raga, perché comunque... Cioè, sto provando a capire chi mi segna di meno, chi fa meno cose, ma una partita faccio tripletta con Papin, una partita faccio tripletta con Cantona, una partita fa un assist e due gol Papin, una partita fa un assist e due gol Cantona, e quindi... sono un attimino in dubbio, però sicuramente è più forte Cantona, nel complessivo, rispetto a Papin, quindi magari toglierò prima Papin. Però Cantona vale anche di più, vale quasi 50 milioni, Papin solo 28, quindi avrei un ritorno di crediti molto più interessante da Cantona. Però ovviamente per cambiare Cantona devo prendere uno che ha la sua stessa mole e più o meno il suo stesso modo di giocare, cioè la sua agilità e i suoi movimenti, cioè diciamo, quindi... un attimino da cercare. Comunque ragazzi, questo è quanto. Spero di essermi spiegato abbastanza, di essere stato anche d'aiuto, perché comunque sto strutturando una bella squadretta, secondo me, dal mio canto. Sto riuscendo a fare crediti e spero che anche voi, grazie a questo video, riusciate a fare anche soltanto quei 100-200 milioni di crediti in più rispetto al solito. Quindi mi raccomando, se avete capito il video, e adesso lo dico qua alla fine del video perché sono un pezzo di merda, ok? Perché sì, io le cose importanti le dico a fine video, così la gente che non mi segue, anzi lo scopo benissimo perché mi fanno domande del tipo: ma l'hai analizzato il 112? Sì, è nel video, che cazzo! La gente, c'è un botto di gente che non guarda il video e mi chiedeva, mi dai l'opinione di quello. Ma se guardi il video lo sai. Quindi, per tutti quelli che fanno così, impareranno a guardare il video fino alla fine. Ok, ovviamente scherzo, però un pochettino no. Allora, ragazzuoli, molto semplicemente, i crash e i refresh del mercato sono periodici, ok? Come vi ho spiegato negli eventi. E quando c'è un refresh, in automatico, dopo breve ci sarà un crash, ok? Cioè, proprio classico come cosa, quindi preparatevi, raga, perché refresh, a breve crash, ok? E poi, verso la fine dell'evento, quando ci saranno quasi gli UTOTS, di nuovo un refresh in alto di giocatori specifici. Quindi, ragazzuoli, mi raccomando, se seguite queste indicazioni, tutti quanti voi potreste avere 300 milioni di crediti all'attivo e una squadra da 600 milioni, con anche in panchina altri giocatori, un'altra decina da poter vendere, più o meno per fare altri 50-60 milioni di crediti. Quindi, ragazzoli, essere in poche parole tranquilli. Detto questo, noi ci vediamo domani con un nuovo video, sperando che dovrebbe uscire lo spoiler della Ligue 1 dei giocatori che escono, ma... Cioè, non è che ci vuole un genio a capire. Messi, Neymar, Mbappé, Hakimi, quella... Cioè, praticamente il PSG. Anzi, anche se in realtà no, perché non mi sembra che ha vinto. Quindi ci sarà qualche altro giocatore franchise. Comunque, bella lì, ragazzi. Noi ci vediamo domani con uno spoilerino del video e poi vediamo un po' che cosa fare nei prossimi giorni. Mi raccomando, voi commentate con le cose che volete vedere, ok? Bella bella a tutti. Grazie a tutti quanti voi, ragazzi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao!